siamo andati via e tanto stasera non c'è una presentazione, quindi le notizie più importanti le vedremo poi nel corso delle prossime conferenze che si alterneranno alla media di 2 mesi. Per quanto riguarda il programma, ha subito qualche variazione perché avrebbero dovuto essere presenti i ragazzi della Nona Regio, ma abbiamo deciso che di concludere il nostro rapporto lavorativo, rimanendo sempre comunque in buoni rapporti, anche perché chi ha partecipato alle mie vecchie conferenze li ha già visti all'opera, sono bravissimi per quanto riguarda la loro operatività nel settore della rievocazione storica, soprattutto sono anche fedelissimi nella ricostruzione dei vestiti e come erano le armature dell'epoca, le armi e tutto quanto. Quindi l'ho fatto anche per evitare di perdere ulteriore tempo, perché non è comunque questa la sede e non è neanche la conferenza che prevede questo tipo di cose. Però ci saranno poi gli uomini del maestro, del professor Merendoni da Ravenna, che verranno poi per quando faremo la serata proprio dedicata ai Cavalieri del Tempio, quindi di conseguenza avremo loro che ci rappresenteranno tutte le varie tecniche di combattimento e tutte le loro, diciamo così, manifestazioni che potrebbero essere sia a livello della vita quotidiana sia a livello durante le battaglie. Merendoni forse il più famoso e il più bravo maestro d'armi che esiste in Italia, è stato maestro anche di Walter Siccardi, che era quello che veniva qui con i suoi amici a Rata, con Berti e tutto quanto per fare le rappresentazioni. Che non sono rappresentazioni, sono fedelmente riproduzioni di quelle che sono di quella che era la vita dei templari come dei romani, perché mi hanno aiutato anche nelle conferenze sui romani, sui celti, sui liguri, e quindi sono stati veramente, veramente un validissimo aiuto per me, e anche perché mi hanno fatto conoscere delle cose che pur avendo alle spalle qualche studio universitario non conoscevo, mentre loro, essendo del settore, me l'hanno fatto così far vedere e soprattutto anche imparare. Va bene, questa idea dell'autunno templare nasce dal fatto che sono venuti alla luce dei documenti abbastanza importanti riguardanti la nostra provincia e soprattutto dei documenti veri dell'epoca, cioè non sono trasposizioni letterarie prese da altri volumi scritti nel tempo passato da altri personaggi o da altri presunti storici o presunti studiosi. Quindi questo ci ha fatto sì di sapere che Alessandria fu fondata anche grazie all'aiuto dei Templari, ci ha fatto conoscere il nome di addirittura 16 cavalieri nominati da Guglielmo di Buongiorno nell'ambito della provincia alessandrina, e via via insomma ci sono stati 3 ritrovamenti importanti che ci hanno portato anche a organizzare grazie a questi sponsor che vedete, a un avvenimento che non ha niente a che vedere né con i festival né con le cose pieni di luci, pieni di pubblicità, con articoli sui giornali, le cose pompate al massimo, ma che poi stringi hanno poco. Non che le mie siano differenti, anzi io sono un paleantropologo, io mi interesso di preistoria, di protostoria, e questa è la 56esima conferenza che faccio in questa sala nell'arco di 4 anni, quindi il mio campo è molto più antico di questo, però mi ha affascinato l'idea templare, perché oggi come oggi parlare dei templari sembra che tutti diventano matti, perché vedo festival in tutta Italia, in tutto il mondo, però i templari fondamentalmente hanno lavorato più o meno 2 secoli, non di più, lasciando poche tracce, portando tantissime reliquie false, vendendole alle varie istituzioni religiose del passato, praticamente non è poi questo, è un ordine molto interessante, molto importante, perché ha avuto a che fare con dei papi, soprattutto in momenti della storia abbastanza notevoli, e soprattutto abbastanza importanti per quanto riguardava poi la suddivisione delle ricchezze nell'ambito delle famiglie regnanti europee. Viene un po' da sorridere, perché fondamentalmente ho visto che da un bel po' di tempo questo nome è un po' troppo inflazionato e anche troppo utilizzato per poter portare avanti fondamentalmente delle manifestazioni folcloristiche e soprattutto popolari.
Ma lo studio dei templari invece andrebbe fatto veramente come va fatto, andrebbe fatto ricercando come abbiamo fatto noi, grazie all'aiuto di molti studiosi, miei colleghi di altre università europee e soprattutto anche con... Scusate perché io devo fare la ginnastica per cambiare la diapositiva. L'iPhone non funziona, non cambia. Un attimo. E quindi grazie appunto a diversi documenti qui abbiamo ricordato soltanto la lettera di credito ritrovata insieme ad un carteggio tra studiati da alcuni colleghi medievisti di adesso. Provo? Ecco, vediamo chi ha creduto in noi innanzitutto. Ah, ecco, un'altra cosa, vedo un grandissimo interesse da parte dei giornali locali su queste importantissime scoperte a favore delle sangue della salsiccia e delle sangue che ci sono. Cioè, il piccolo proprio non ha, cioè, neanche considerato, ma noi a noi non ce ne importa perché tanto abbiamo molti amici che ci aiutano, come Alessandria 24, come La Stampa, come i ragazzi del National Geographic, di cui io meritatamente faccio parte. Ma pare che comunque gli alessandrini che sono andati fuori dal carico, sono ritornati, non siano poi più tenuti in considerazione, probabilmente perché non hanno rapporti economici con le varie testate. Quindi è uscito un articolo su questa rivista che è appunto lo speciale di storia, che riguarda proprio dei ritrovamenti templari sulla provincia di Alessandria. Poi abbiamo avuto un bellissimo articolo fatto dal carissimo amico d'infanzia Piero Bottino, perché ho abitato 30 anni in Alessandria e poi sono andato via in giro per il mondo a lavorare, a cercare di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, anche sbagliando, anche avendo dei grossi problemi che poi ho risolto, ma che comunque mi hanno portato ad avere una conoscenza prima di tutto del mondo e poi soprattutto della mia materia, che mi ha permesso di capire tante cose, come per esempio nella Bibbia e tutte le stupidaggini che ci hanno raccontato da 2800 anni a questa parte. Quindi di conseguenza già è difficile collegare il discorso dei cavalieri del Tempio, dei difensori del Cristo e tutto Dio lo vuole, nel nome tuo, nel nome non tuo e tutto qua. Comunque, seguiamo quello che è stato fino adesso l'ortodossia di questa storia, studiata e ristudiata, rifatta, ripetuta, rigirata, rivoltata e ci propinano ogni volta con i vari documentari e vediamo che per esempio qui abbiamo un'intera pagina dedicata sulla stampa sulle 500 monete d'oro che Blanchefort prestò ad Alessandro III, quello che poi diventerà Papa Alessandro III, per la fondazione. Grazie anche alla Lega Lombarda, ma se non fossero arrivati i soldi dei Templari, Alessandria non sarebbe mai stata fondata. Mi dispiace per il Dima e tutti gli altri studiosi del passato che si sono ammazzati a seguire quello che trovavano nelle biblioteche e che era loro permesso guardare, perché è chiaro che determinati angoli delle biblioteche, soprattutto gli archivi segreti, sono riservati soltanto agli accademici e non diciamo, agli appassionati o diciamo, alle persone che non sono, diciamo, in ambiente universitario, non sono in ambiente delle ricerche. E neanch'io, cioè, per esempio, io mi sono dovuto affidare chiaramente alle persone che potevano farlo. Io, quando ho visto le copie dei documenti originali dell'epoca, ripeto, originali dell'epoca, non trascrizioni continue sempre delle solite cose. Quindi, tant'è vero che è saltato fuori che Alessandria è una città templare. Ma Alessandria vuole rimanere quello che è, non vuole cambiare, perché probabilmente sta bene nel suo profilo. Poi dobbiamo venire. Mi risposto. Ah, mi metto qui. Scusate, è un problema tecnico. Allora, per quanto riguarda i miei ringraziamenti, vanno sicuramente alla Nonna Reggio, che li ho già fatti perché sono stati bravissimi. Per quanto riguarda quello che giustamente hanno preso dalle documentazioni esistenti anche loro originali, l'associazione Allievo, perché è un'associazione abruzzese con cui ho fatto 3 volte Notte Templare, che è stata
un evento dedicato ai Cavalieri del Tempio e quindi di conseguenza hanno permesso ai miei colleghi collaboratori di trovare anche quelli che erano i templari della zona abruzzese dell'Aquila e della Valle Peligna, insomma, dove si svolgeva questo convegno qui. Quindi devo ringraziare loro per aver collaborato con me. Adesso abbiamo chiuso ogni tipo di rapporto, rimanendo comunque sempre amici. E poi la MacFoto, che è quella che si interessa più che altro dell'aspetto dell'immagine, dei nostri loghi, delle nostre locandine, dei nostri manifesti e tutto. Non voglio andare oltre perché, vabbè, devo ringraziare sicuramente la Gambarina perché con la maestra Elena. E con il carissimo Mirko, la carissima Paola che mi hanno sempre ospitato e mi hanno dato l'opportunità, dopo aver fondato nel 1985 i gruppi archeologici qui ad Alessandria, quindi parliamo di 38 anni fa, adesso vedo che è pieno di piccole associazioni che fanno tante cose interessanti, però noi allora già avevamo cominciato a collaborare, quindi è una collaborazione che mi ero ripromesso una volta uscito dal mio giro internazionale. Per quanto riguarda il mio lavoro, tornando in provincia, perché non abito in Alessandria, e anche perché purtroppo ho una mamma molto, molto vecchia che abita a Novi, mi sono trasferito da lei per poterla assistere. E quindi sono tornato e la Gambarina mi ha subito accolto e abbiamo deciso insieme di fare una serie di conferenze che riguardavano appunto la storia anche sia della città e della provincia, ma anche una storia in generale e l'archeologia. Questa è la 56esima o 57esima conferenza e abbiamo anche superato il Covid, ne abbiamo superate tante. Quindi un ringraziamento enorme va alla Gambarina, a voi che siete qui stasera, ai miei soci del CISRI, che è un centro internazionale di studi e ricerche che praticamente opera in tutto il mondo. Siamo qui, abbiamo cercato di introdurci nell'ambiente culturale alessandrino, ma vedo che siamo stati abbastanza snobbati, anche perché è un po' una caratteristica di alcuni, non dico di tutti, personaggi locali. Ma non importa, noi andiamo avanti lo stesso, perché indietro non si torna, anche se io ci torno sempre, perché per via del mio lavoro, se non vado nel passato, se non fossi andato nel passato, non avrei mangiato, né io né la mia famiglia. Quindi, ecco qua, poi dobbiamo ringraziare la nostra amica che è qui presente con noi, Liliana Angela Angeleri, che ha scritto questo bellissimo libro, L'Angelo della Sedia e i Templari, che presenteremo questo lunedì che viene, quindi saremo di nuovo qui, e dove in questo libro è stata pubblicata anche la scoperta come sul National Geographic, sulla stampa. Ripeto, il piccolo non ci ha considerato, e poi sì, però l'informatore alessandrino, qualcuno ha dato notizia, Alessandria 24, che l'ha sempre seguito con molta cura e attenzione, e speriamo che un domani, insomma, si possa avere anche un rapporto magari migliore con i personaggi locali che si sono anche interessati da sempre di queste cose. Mi meraviglio perché io li conosco tutti, perché io praticamente quando ho fondato il gruppo archeologico alessandrino ero in contatto un po' con tutti i politici locali, quindi più o meno. Poi avevamo la sede sopra la Democrazia Cristiana, quindi vi lascio pensare anche quante ne abbiamo viste e quante ne abbiamo sentite. Poi avevamo contatti con Taverna, avevamo contatti con Livraghi, avevamo contatti con Patria, con tutti, diciamo, quelli che erano i politici di allora. E poi invece al giorno d'oggi, non so, vabbè, ci sono stati sindaci. Due carissimi amici come Pier Carlo Padre, amico d'infanzia, come Cutica di Revigliasco, bravissimo anche lui, nell'ambito culturale della città. Infatti, però non mi sono sempre chiesto perché non si sono fatti vivi quelli che, insomma, con cui abbiamo sempre collaborato precedentemente. Ho avuto anche un parente che è stato commissario straordinario qui nel comune di Alessandria, il dottor Macri, purtroppo ormai non c'è più. E mi parlò di tanti piccoli problemi che avevano i politici locali, mettendomi a giorno anche su tante cose che erano successe nell'ambito di Palazzo Rosso. Probabilmente mi considerano un personaggio scomodo, però forse è meglio non essere ipocriti e essere più sinceri, dire guarda, a me dall'inizio
noi delle tue cose non ce ne importa nulla, quindi puoi anche tornare da dove sei venuto, magari lo accetterei di più. E però questa cosa fosse detta in faccia. Non è uno sfogo, eh? Voglio solo vedere morti e basta. Allora, un team internazionale, come vedete, questi sono i professori che hanno collaborato alle ricerche su, ripeto, non è questa sera che vi metterò, che vi farò vedere quello che è stato, diciamo così, scoperto, dove è stato scoperto e come è stato scoperto. Ci sarà una conferenza, poi esattamente il 23 d'ottobre, che riguarderà proprio soltanto questo tema qui. In quell'ambito poi avremo occasione di vedere anche i monumenti e le cose che sono interessati alla frequentazione templare sia della città di Alessandria e man mano anche di tutte le cittadine di provincia, da Novi, Cortona, Alessandria. Comunque sono professori di diverse università, dalla Sorbona di Parigi a quella di Monaco, poi c'è quella di Barcellona, quella di Madrid, la Complutensis. Loro sono tutti o storici del Rinascimento o storici medievisti. E in questa locandina, non so perché mi hanno messo in fondo a destra come il bagno, probabilmente sempre per la grossa considerazione che hanno di me, ma io come si suol dire, cioè, mi faccio scivolare tutto, anche perché penso di sapere abbastanza cose per non aver paura di nessuno. Andando avanti, queste sono le date che adesso vi leggerò. Dunque, allora, stasera abbiamo la presentazione dell'autunno templare che va dal 21 di settembre, andrà fino al 21-12 di questa Vuoi rapidina. una luce? No, no, ce l'ho la luce negli occhi. Superman. Dunque, poi il 25-9 abbiamo la presentazione del libro della scrittrice Liliana Angelieri, L'angelo dell'assedio ai templari. In occasione dell'autunno templare alessandrino, riproponiamo i nomi dei cavalieri della nostra provincia che giurarono fedeltà al maestro William de Beaujeu, più diciamo, la presentazione del romanzo di Liliana. Il 16-10 avrò un altro incontro che si inserisce con uno scrittore francese, Patrice Avellat, che ha, diciamo così, scritto un libro su Pierpaolo Pasolini, mi ha chiesto se si poteva inserire. Io sono perfettamente aperto a tutti i tipi di collaborazione con tutti, purché vengano a chiedermelo. E quindi di conseguenza presenteremo questo libro su Pasolini. Il 23-10, ecco, sarà proprio la conferenza clou sulla frequentazione templare della città di Alessandria. Abbiamo le testimonianze archeologiche templari nella città di Alessandria, le Magioni, il cimitero e la Combanderia, presenti nel circuito urbano della città grazie ad una carta geografica del XII secolo, redatta dai Cavalieri del Tempio con le piantine dei loro insediamenti della nostra provincia. Poi il 13-11 avremo Novi, Ovada e Acqui, il 27-11 Valenza Cas e Casale, l'11 dicembre Castelnuovo Scrivia e chiuderemo il 16-12 con una grande rappresentazione, grande, una rappresentazione con appunto i Cavalieri Templari del professor Antonio Merendoni che presenterà anche il suo libro Domine et Milites e terrà una parte di conferenza sulle tattiche di combattimento del Milles medievale e del Cavaliere Templare. Questa, diciamo, è la locandina che è anche raffigurata nella diapositiva. Perché partire quando si parla di templari? Perché partire dalla Bibbia? Perché comunque chiaramente se non ci fosse stata la Bibbia non ci sarebbe stato il Vangelo, se non ci fosse stato il Vangelo non ci sarebbe stato Yeshua Bar Yusuf, che da tutti conosciuto come Gesù di Nazareth o Gesù Cristo, l'unto del Signore, un altro personaggio che ha la sua, insomma, dovrebbe avere una collocazione diversa da quella che è scritta sui testi sacri, quindi sul Nuovo Testamento. Però ecco, questi sono poi fondamentalmente anche per farvi capire come tante guerre, tanti ordini militari, tante situazioni critiche sono nate nel mondo e nella storia per colpa delle religioni, che sono le cose più antipatiche che possa avere diciamo, un essere umano, perché fondamentalmente le religioni ti promettono un qualcosa che poi non sai mai se succederà davvero o se non succederà. Come la religione cristiana che ci promette una vita oltre la morte, addirittura un'eternità che non esiste neanche,
Perché fondamentalmente, anche se basta prendere una Bibbia ebraica e leggere il termine Olam, dove in un dizionario ebraico c'è scritto non tradurre con l'eternità, il lungo tempo. Esiste il lungo tempo, così, ma tutto è destinato a finire, cioè quindi non c'è, lo dice anche comunque la Bibbia stessa in Coelet 3,19, che dice che all'uomo spetta la stessa fine degli animali e quindi di conseguenza che non ha nessuna speranza. Poi, ritorno un attimo indietro, pieno rispetto per chi ha fede, perché la fede è una cosa e la religione è un'altra. E la fede si può avere anche perché la fede ti aiuta a vivere, è il farmaco dei farmaci, ti dà una risposta più o meno a tutto, però quando viene promessa in maniera ipocrita e comunque senza avere delle prove tangibili, soprattutto dei riscontri oggettivi, mi sa un po' di presa per il sedere. Ma tanto va bene, più o meno siamo soltanto in 2 miliardi e qualcosa che ci crediamo. Nella nostra religione, poi ce ne sono tutte le altre che seguono, come per esempio questa che hanno abbeccato subito la Bibbia per collegarsi con il Nuovo Testamento, alla Torah, o Torah come si può dire in ebraico, e quindi di conseguenza per pescare qualcosa che potesse dare adito a capire che quello che è scritto qui sopra è vero. E quindi si sono attaccati al libro ebraico e gli ebraici si sono incavolati con i cristiani perché voi ci avete rubato il libro e avete continuato, diciamo, tutta questa storia attaccandovi con i vostri dogmi e le vostre fandonie. Io sono ateo, per quello che parlo così. Quindi, poi anche perché ho letto veramente tutti i libri, sia in aramaico che in ebraico antico, in greco, in Septuaginta greci. E Targumin, e quindi aramaico, e quindi facendo le traduzioni risultano cose completamente diverse da quelle che ci raccontano i catechismi. E poi c'è questo, che forse è più simile alla Bibbia in assoluto, perché il Corano, comunque, al di là di tutto, nei paesi islamici perlomeno seguono alcune regole che sono scritte. Sapete, i famosi 10 comandamenti, che poi in effetti sono 613, ma che comunque erano. Non erano comandamenti, ma era un regolamento di un tipo un regolamento di un campo militare o qualcosa del genere, che comunque il popolo del Signore era praticamente una parte della famiglia di Giacobbe che vagava in un piccolo pezzo di terra e di conseguenza tutto quello che riguarda la creazione, la non creazione, riguarda comunque quella singola parte di popolo ebraico che oltretutto proveniva dall'Egitto, quindi non esiste un'origine ebraica nella parte, diciamo, del Medio Oriente, ma esiste più dalla parte dell'Africa e quindi dell'Antico Egitto. E questo lo è testimoniato anche da ritrovamenti archeologici come quelli che abbiamo fatto a Tell el Amarna, delle tavolette in argilla che parlavano chiaramente di Akhenaton, che prende un gruppo di abitanti di un chiamati Yaudè, che abitavano in un villaggio vicino ad Ektaton, che è l'orizzonte di Aton, cioè praticamente la città che lui fondò, perché quando tolse completamente tutti gli dèi dell'antico Egitto per il culto del disco solare, quindi monoteista, logicamente lui, che cosa, molti lo seguirono, altri invece no, perché si incavolarono, perché chiaramente tutti i sacerdoti che appartenevano alla classe sociale quando c'era Amon come primo dio con tutti gli altri dei egizi, chiaramente loro lavoravano e si arricchivano. Con Akhenaton tutto questo sparisce e infatti poi lui parte, scappa, va verso Oriente, dove si porterà dietro poi il suo popolo e tutto. Poi ci sono ne ho parlato in altre mie conferenze, quindi basta andare su internet, su YouTube e le vedete tutte. Però il Corano è quello che perlomeno segui determinate cose che sono state dettate di quei regolamenti, tipo non fare delle immagini, non creare delle immagini come noi, infatti nelle chiese non abbiamo nessuna immagine, ma soltanto simboli floreali o comunque scritte, perché il nome di Dio non si può raffigurare né Dio né tantomeno personaggi sacri collegati a lui, i santi e tutto quanto. Ma comunque un santo è una persona che si comporta bene e correttamente nella vita, non c'è bisogno di andare nella religione. Qualsiasi persona può essere santa o essere esattamente il contrario, perché noi siamo l'una o l'altra cosa. E
I crociati, ecco, bastano queste parole per far capire che cos'erano i templari, cioè non i crociati. La croce merlata, la spada, il pugnale con il rosario e un forziere pieno di monete d'oro. Con questo si descrivono i templari. Diventeranno dei grandi banchieri e diventeranno grandi presteranno soldi appunto a tutti quelli che erano i regnanti diciamo del mondo di allora, perché più o meno la loro vita si svolge tra il XII e il XIV secolo, quindi durerà circa 2 secoli. Ma in questo frangente, questo costerà loro poi anche la loro condanna a morte, perché quando poi i re capirono che fondamentalmente non potevano più restituire i debiti che avevano accumulato grazie ai prestiti dei templari, chiaramente li perseguiteranno e li porteranno poi addirittura così a morire, anche perché accusandoli di cose probabilmente anche non vere, molte cose sono state inventate. Poi c'è la storia del business delle reliquie, abbiamo un pezzo di croce anche qui nel Duomo di Cortona, ma io dico che se mettessimo insieme tutti i pezzi delle croci che ci sono in tutte le chiese d'Italia, viene fuori una croce di 15 metri d'altezza per 10 di larghezza, cioè perché fondamentalmente è chiaro che molte reliquie sono soltanto dei falsi, ma anche perché fondamentalmente non te le lasciano neanche, molte volte non le lasciano neanche analizzare, perché una volta era d'obbligo per fondare una chiesa avere almeno la reliquia di un santo e quindi, o il pezzo di un osso piuttosto, per poter poi dare il nome a quella chiesa. Insomma, la religione ne ha combinate di tutti i colori. Però ripeto, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Per quanto riguarda la storia e la scienza, è tutto da rivedere. Quindi loro combattevano in nome di un Dio, che non sappiamo se esiste, uccidevano in nome di questo Dio, che comunque, o del figlio presunto, che poi il figlio, insomma, almeno per quanto c'è scritto nella Bibbia, non era di questo Dio, perché lo Spirito Santo non era entrato dall'orecchio di Maria di Gioacchino, ma a quanto pare, come c'è scritto nella Bibbia, è entrato dal solito posto. Grazie a Geverel, che sarebbe poi il nome ebraico di Gabriele, che nel dizionario, se voi potete andarlo a comprare e consultarlo, nel dizionario ebraico c'è scritto chiaramente che Gabriele e lo Spirito Santo sono la stessa cosa. Geverel, cioè Gever è, diciamo così, un luogotenente dell'El, che poteva essere una divinità, una delle tante, perché Elohim, come vengono citati nel libro della Bibbia, gli Elohim non erano un Dio, ma erano tanti dei, perché la desinenza im, H-I-M, in ebraico giustifica un plurale, non un singolare. Quindi ci sono tante di quelle cose che veramente sarebbe da perdersi. La cosa però che ci riguarda di più è che comunque i Templari crearono una rete abbastanza importante per quanto riguarda alcune terre dell'Europa e altre del Medio Oriente. E avevano la capacità, soprattutto la forza economica, oltre anche alla forza militare, non tanto perché non era un esercito numerosissimo, però poi si misero con gli ospitalieri, con i rosa, verranno poi riportati nel tempo, non hanno niente a che vedere comunque con i massoni di oggi, perché molti li considerano i massoni, con i cavalieri di Malta. Sono tutte cose che vengono fuori perché questo simbolo della croce ha avuto un successo enorme. Una cosa impressionante, oltretutto è un modo, tra virgolette, per giustificare anche molte cose fatte per fare del male. Perché tanto è vero che i templari erano veramente tremendi, erano dei guerrieri preparatissimi che sapevano combattere, che uccidevano tranquillamente, che in alcuni casi le loro stragi arrivavano addirittura in alcune città del Medio Oriente, quando arrivarono loro, si dice che addirittura il sangue per le strade arrivava fino alle ginocchia delle persone, cioè quindi erano sterminatori. Un po' seguivano anche la Bibbia, perché la Bibbia parla di stermini di popoli, di non popoli, e quindi di conseguenza seguivano un po' anche i testi religiosi. Perché non ho mai capito come si faccia a giurare, di dire la verità, tutta la verità, intanto sulla verità, sul libro più pieno di menzogne che esista al mondo, sulla Bibbia. Vabbè, è come giurarla sull'Odissea o sull'Iliade o cioè, sull'Eneide.
Quello sì, perché ovviamente la Bibbia è un poema epico, ma non ha niente a che vedere con la religione. L'hanno fatto diventare tale. Avevano questa croce patente con il loro motto, non nobis domini, non nobis, se il domini tuo da gloria, non a noi Signore, non a noi, ma nel tuo nome, loro nel nome del Signore, cioè quello che fanno praticamente adesso i musulmani quando prima di farsi saltare gridano Allahu Akbar, Dio è grande, e poi sterminano 70, 80, 100, 200 persone. C'è qualcosa che non quadra, ma non importa, andiamo avanti. Qui c'è la storia di Bertrand de Blanchefort, che cioè è stato uno, diciamo, dei, sapete che i Templari erano a capo dei Templari, c'erano dei maestri e non dei Gran Maestri, perché il Gran Maestro nasce poi con i massoni, ma viene molto molto tempo dopo. Loro avevano dei maestri, ce ne sono tantissimi, ve li potete vedere tranquillamente su Wikipedia perché sono anche ben scritti, o comunque su qualsiasi testo che vi parli dei maestri templari che ci sono stati nell'epoca. Ci sono praticamente come questo che è quello che stipulò il patto con Bandinelli, che era divenne poi Alessandro III. E fece partecipò anche a una crociata in Egitto, perché di crociate poi alla fin fine ne arrivò una sola a Gerusalemme, tutte le altre si persero o nel Nord Africa o nella parte medio orientale, ma per esempio a Costantinopoli, dove fecero un sacco incredibile, portando via un mucchio di diciamo anche di oggetti sia sacri ma anche profani dei periodi passati. Quindi lui, quello che era insomma stato nominato maestro per grazia di Dio, perché noi grazie a Dio, infatti si dice ancora grazie a Dio e tutto quanto, e fu maestro templare dal 1156 al 1169. Quindi fece giusto in tempo a prestare i soldi ad Alessandro III per fondare Alessandria, e poi dopo comunque ha avuto un attimino di problemi di salute e morì. I templari avevano tante possibilità economiche, quindi per lui 500 pezzi d'oro, per loro 500 pezzi d'oro non erano nulla, però sono serviti per poter fondare la città di Alessandria. Questi sono i sigilli, appunto, di questo Blanchefort, e questo è Rolando Baldinelli, che grazie al suo intervento e dall'aiuto finanziario dei templari rese possibile l'unione di Bergoglio, Rogareto, Gramont e Marengo per la fondazione della nostra città, e prese il nome che scelse quando fu eletto Papa lui. Bene. Caetano di Stefaneschi fu quello che per primo praticamente trovò e scrisse, diciamo, questa carta, e un personaggio abbastanza importante, addirittura Papa Giovanni XXII, lo nominò poi cardinale, e quindi ebbe un ruolo importante anche nel campo delle ricerche storiche, sia dell'ordine dei Templari, e soprattutto anche di vedere quanto la Chiesa, visto che era un ordine creato dalla Chiesa, erano i monaci militari, poteva aver così raccolto dal loro operato nell'arco di 2 secoli. Quindi mano a mano avvengono delle ricerche già nel passato, ed ecco che saltano fuori i documenti che sono stati poi trovati dai nostri colleghi, e di conseguenza poi le copie sono state studiate, e poi le vedremo anche, vedremo le copie chiaramente degli originali il 23 di ottobre, e capiremo il perché siamo arrivati a tutto questo. Questo è quello che viene fuori dalla carta, dalla pergamena dove si evince la fondazione di Alessandria. Ego Alexander, in plenitudo officiorum suorum, ac momentum ecclesiae suae, conscius necessitatem dedi, attuendum territorium che credo sullo Lombardo, Benavere, ut civitatem nova, minta arcana, ret bormida, costituere tac ragionem frequentaret munia. Odio cipit summam vigentorum numorum aureorum a magistro Bertrando de Blanchefort, templari, ad fondazione conferenti, confirma sconventus di larum damondium vergoium robone retum et marengum.
Venetis, nella calenda di novembre, anno domini 1167. Poi c'è il sigillo e tutto. Comunque vediamo anche la traduzione. Io, Alessandro III, nella pienezza dei suoi doveri e consapevole dell'importanza della sua chiesa, data la necessità di tutelare il territorio scelto dalla Lega Lombarda per nominare la città di Civitas Nova tra il Tarno e la Bormio e per popolare la zona e fortificarla, oggi riceve la somma di 500 monete d'oro dal maestro templare Bertrand del Blachefort per contribuire alla fondazione, incentivando la riunione dei borghi di Gamogno, Bergoglio, Lavoretto e Marengo, Venezia, 1 ottobre dell'anno del Signore 1166. Seguono le firme, poi vedremo gli originali, appunto il 23 di ottobre, perché sennò chiaramente. Dobbiamo vederli con calma e parlare con calma. Questa sera è soltanto diciamo un'introduzione a quella che sarà poi tutta la nostra serie di conferenze sull'argomento, con avremo anche altri ospiti insieme a me che saranno anche molto più bravi di me. Non vi prometto né chiaramente né Barbero né Cardini, perché vabbè, sono tutti e due già stati qui ad Alessandria. Uno ha parlato al Festival dei Templari. E l'altro, vabbè, insegna qui all'università, quindi poi il Barbero basta, cioè, ha migliaia di conferenze su YouTube, lo potete sentire e vedere quanto volete. Noi vi facciamo vedere quello che abbiamo trovato noi, le altre cose si sanno già, che sono già state comunque dette e ripetute da loro. Noi vedremo di puntare molto su questo tipo di linea, anche perché per dare poi dei riscontri oggettivi. Sì, qui era la prima conferenza che ho fatto sui Templari, sempre qui alla Gambarina. Alessandro si dimentica le scoperte utili ad arricchire la sua storia ed è per questo che gli storici locali sono costretti ad andare a pescare sempre dalle solite fonti, forse un ripasso li farà svegliare. Ricordate i 15 Cavalieri Templari di Alessandria e Provincia, Repetita Iuvant, e qui ecco che dall'Università di Gerusalemme sono venuti fuori questi nomi di questi cavalieri che sono stati nominati dall'altro maestro Guglielmo di Buongiorno, più avanti. E questo è lo scritto che è stato trovato, il rotolo di Sion, uno scritto risalente al 1334, vergato a mano su pergamena da un rabbino francese, David Ben Gershon di Perpignan, ricopiando ugualmente un manoscritto che riportava la cronistoria dell'ordine templare, ma soprattutto tutti i verbali contenenti i giuramenti dei vari cavalieri sotto i maestri dell'ordine del Tempio nell'arco di 2 secoli. Lo redassi in ebraico a forma di rotolo per ricordare la Sefer Torah. La Sefer Torah, che sarebbero poi quei due grandi rotoli che vengono srotolati quando eletti con quel particolare attrezzo con il ditino, perché non si possono toccare i testi sacri secondo chiaramente la religione ebraica. E quindi era nascosto in questa biblioteca, nella biblioteca dell'Università Ebraica Rabbinica di Gerusalemme. E aprendo l'Aron HaKodesh, cioè l'Aron HaKodesh è il contenitore che ha all'interno la Sefer Torah. La Sefer Torah sono i due rotoli che si srotolano così e si aprono così, e scoprì che non si trattava di una Torah, quindi non si parlava del Pentateuco, cioè i primi 5 libri dell'Antico Testamento, ma di un documento storico importantissimo, tanto ad essere custodito nell'archivio segreto, se lo sono poi perso, come si sono persi tanti documenti nell'archivio segreto del Vaticano, chiaramente, o in altri archivi segreti, per quello che si chiamano archivi segreti, perché uno li lascia lì e poi se li dimentica. Oggi come oggi si sta tentando di riportare alla luce anche tutti quei documenti che sono stati smarriti. Ecco perché, seguendo i libri che sono già stati scritti, se non con delle fonti, con degli riscontri oggettivi e con degli ultimi ritrovamenti che sono stati a livello sia documentario che a livello archeologico, perché poi dobbiamo vedere anche che cosa è stato scoperto di archeologico sul periodo templare nelle città di cui parleremo, tra cui Alessandria. E quindi, comunque, adesso è a disposizione degli accademici per la richiesta al Ministero della Cultura. Questa era la parte che praticamente in ebraico è scritta nel rotolo di Zion, e questo è quello che riguarda il Piemonte. Nel 1209 giunsero dal Piemonte a Roma un piccolo gruppo di pellegrini aspiranti cavalieri templari. Che avendo eseguito le pratiche ascetiche necessarie e sapendo della presenza di Guillaume de Beaujeu al Concilio di Lione, secondo di Papa Gregorio X, giurarono la sua presenza fedeltà al Tempio e furono nominati cavalieri. E qui abbiamo estratto per comodità quelli della provincia di Alessandria,
Per esempio c'è Aldo Brando Cermelli che proveniva da Gamondium, c'è Berardo Castellani, Merlani, sempre da Gamondium, qualcuno magari avrà anche un cognome tipo questi, Tommaso Cassani da Gamondium, da Alessandria De Palea, Giovanni Carabelli da Bergorium, perché Alessandria De Palea è la città che diciamo, verrà poi unificando i quattro borghi, Andrea Felizzani da Gamondium, poi abbiamo... Questi sono già stati pubblicati, anche nel libro della mia amica Liliana, ci sono tutti citati, poi lo vedremo lunedì prossimo. Domenico Ferrari da Roboretum, Giacomo Gambarini da Marengo, Gentile Indiziati da Roboretum, Giuseppe Panizza da Bergoglio, poi ce ne abbiamo qualcuno da Gertona, tipo questo Guido Malaspina, poi abbiamo Aldobrandino Ferrari di Strata da Clavegnum, che comunque era un piccolo villaggio vicino a Tortona, di origine romana, perché vabbè, più romana di Tortona, in provincia, beh, anche Api, da Casale, poi va tutta Val d'Acate, Api a Questazielle, Pietro di Monferrato, ma poi ci sarebbe anche l'Astigiano da considerare, perché vabbè, chiaro non abbiamo potuto allargarci più di tanto, perché anche nell'Astigiano ci sono tantissimi riferimenti all'Ordine dei Templari e tantissime località che riguardano questo ordine militare religioso. Poi da Casale, Valgrevision da Monterionum, sono tutte diciamo, località vicine, Latus e Monterionum, che appartenevano a Casale. Poi da Acque, Anselmo Paleologo, che insomma veniva da Acque Stazielle, che è l'attuale Api Terme, molto importante anche perché lui era già in epoca romana per vedere le terme, poi verrà comunque ripreso anche nel periodo templare, perché i templari costruirono magioni e qualche commanderia, perché la commanderia era un po' più importante, nella città di Alessandria e soprattutto diciamo, nei paesi più importanti, più grossi. Poi abbiamo Novi, Adovi, però, ecco perché io adesso vi sto parlando qua, però in mezzo a queste date farò le conferenze, faremo le conferenze anche nelle varie città, quindi a Novi, a Tortona, a Casale, a Castelnuovo Scrivia, Antica Irie, abbiamo poi Valenza, cioè tutte zone che sono state. Noi ci infileremo anche in queste città con cui abbiamo già preso accordi. Per esempio, so che a Novi sarò alla biblioteca il 19 di novembre, un ospite del Centro Studi Innovitate e del sindaco Rocchino, che è un carissimo amico di tanti anni, che è diventato sindaco da poco. Ecco, per esempio, tanto per darvi un'idea, in base alle mappe che sono state trovate, un sito localizzato è questo qui, che è sopra, che è praticamente la vecchia chiesa di San Francesco, che è soggetta in questo momento a una ristrutturazione. Mi immagino che cosa non abbiano tirato fuori scavando, bisogna vedere che abbiano avvisato la soprintendenza, ma credo di sì, e quindi avranno recuperato anche i materiali del periodo templare. E questa è praticamente è una commanderia che era presente proprio in città. Poi abbiamo a Rivalta Scrivia, dove c'è l'abbazia, altre qui sono state trovate addirittura una lastra tombale, chiaramente probabilmente di un cavaliere templare, che è conservata nei magazzini dell'abbazia. Se chiedete al custode, ve la può anche far visitare. Poi ce ne sono tantissime altre, per esempio a Gertola Palazzo Guido Buono è costruito su una commanderia templare e anche qua sono tutte cose che sono proprio segnate sulla mappa e localizzate poi anche attraverso anche l'utilizzo poi di fotografie aeree e anche per fare delle prospezioni per poter vedere attraverso appunto l'aerofotogrammetria e capire esattamente come erano localizzate. Per questo che andiamo sul sicuro a trovare gli edifici. Poi, vabbè, poi ci sono anche i georadar che volendo ti possono dare anche delle risoluzioni quando si può passare, diciamo, con i permessi e tutto quanto per poter fare poi una mappatura esatta delle rovine che sono sotto. Ma questo poi potrà avvenire col tempo, lo faranno i miei nipoti o i pronipoti degli archeologi di oggi, perché penso che oggi come oggi dover sbalancare tutto questo popolo di roba non è facile. Però comunque si possono identificare, senza problemi. Ci sono i mezzi. Per esempio la collegiata di Novi, che è costruita sopra una magione templare,
Anche questo è molto interessante, anche a noi ci sono diversi punti riguardanti, che hanno visto il passaggio dei Templari, ma tracce anche evidentissime, le aveva anche già scritte il Guenna, che era uno scrittore, uno studioso novese, e poi oggi come oggi non mi pare che ci sia nessuno, a parte forse un ingegnere, un certo Scotto, che però parla più che altro delle chiese, intese come arte cristiana, quindi come può essere, diciamo così, la storia di quelli che sono stati gli artisti che hanno operato nel campo del religioso in questa cittadina. Un'altra cosa che appunto molto importante, c'è da dire che ovviamente i libri religiosi è una cosa di buono l'hanno fatta, soprattutto il Vangelo e quello quanto narrato dal Vangelo, che hanno fatto lavorare tantissimi artisti nell'arco di tantissimo tempo. Infatti le più belle opere artistiche, anche architettoniche, che abbiamo sono le chiese e tutte le varie statue che possiamo vedere all'interno con i vari santi, piuttosto che personaggi della Bibbia famosi e tutto. Quindi ecco, una cosa buona l'ha fatto, ha fatto lavorare tanta gente, anche perché c'è per esempio la classica raffigurazione della croce di Gesù con Gesù che è il crocifisso con i chiodi nelle palme delle mani, che è la cosa più impossibile a livello medico che si possa fare, perché se uno viene inchiodato qua con il peso del corpo automaticamente scivolerebbe perché non c'è presa e quindi taglierebbe tutto. Ma i chiodi gli antichi romani li infilavano qua, è qui che venivano inchiodati quelli che venivano crocifissi, qui, in questo punto. Però chissà perché le stimmate vengono a tutti qua. Non so se ve lo siete mai chiesti, però è una cosa da chiedersi perché. È inutile che rincorriamo la storia perché cioè, il mito fa la storia o la storia fa il mito. Sì, cioè, questo sono pienamente d'accordo, molte cose si rincorrono l'una con le altre, come le leggende e la storia vera. Però è chiaro che poi quando hai i riscontri oggettivi, perché quando si trovano delle ossa, pochissime sono state trovate, però sia della parte dei piedi, perché venivano crocefissi con i piedi incrociati così, e quindi veniva messo qui in mezzo il chiodo. E vengono trovati, sono stati trovati dei resti ossei con il chiodo infilato lì in mezzo, quindi ti fa capire che effettivamente le descrizioni che ci sono state in seguito delle crocifissioni sono venute fuori sbagliate, specialmente quelle poi della crocifissione di Yeshua Bar Yusuf, che è il nome vero di Gesù di Nazareth, che poi è diventato Gesù. Come YHWH è il nome più o meno della divinità che seguivano loro, insieme a tanti altri, Malcolm, Camosce, ce ne sono tantissimi di Elohim citati nella Bibbia. La famiglia di Giacobbe seguiva questo YHWH, perché siccome nelle antiche lingue semitiche non esistevano le vocali ce le abbiamo poi aggiunte noi in seguito per dare un determinato. Infatti YHWH è diventato Jehovah, poi Geova e tutto quanto. E quindi di conseguenza, ecco, la religione ha qualcosa di buono ha dato, e più ha dato anche appunto l'ordine dei Templari, che alla fine ha fatto sì che il potere temporale e il potere religioso si unissero insieme per poter, tra virgolette, in nome di Dio fare delle cose pazzesche. Questo invece è a Ovada, questa è una Magione Templare che è ad Ovada. È vicino a una chiesa. Io adesso sinceramente le ho visitate perché avevo la mappa, avevo la copia della mappa, secondo i punti che mi hanno segnato i miei colleghi sono andato a cercare i posti per poterli fotografare e poterli poi raccontare molto più dettagliatamente che non stasera. Ripeto, sono stato anche molto preciso dicendovi che questa sera è soltanto una presentazione di tutto quello che sarà l'Autunno Templare. Questo però già vi dimostra che fondamentalmente, insomma, bisogna ripensarla un attimino la storia, rivederla un attimino. Non dico cambiarla perché historia non subimus et facimus è diciamo, un detto latino che non voglio arrivare a quello. A me basterebbe soltanto aver fatto un qualcosa per arricchire la storia, non per cambiarla. Non voglio essere, io poi non sono nessuno, ripeto, assolutamente. Anzi, sono stato anche un birichino nella mia vita, quindi devo dire che insomma, non sono proprio uno stinco di santo. Io non avrò mai una statua in una chiesa, quello è poco ma sicuro. Infatti, mi definisco un archeologo di fama internazionale, perché è l'unica cosa di cui posso attribuire.
Un'altra chiesa molto importante sotto l'aspetto templare è quella di Castelnuovo Spiga, tra di San Pietro e Paolo. E sotto qui addirittura c'è una chiesa templare, con la pianta proprio tipica delle chiese templari, come quelle che si vedono in Inghilterra o in Francia. Quindi anche qui, cioè, purtroppo è così, quasi i templari ne hanno fatti di tutti i colori, anche loro. E quindi di conseguenza il Duomo di Casale Monferrato, anche questo costruito sopra una chiesa templare. Sono tutte cose che, se poi quando vi farò vedere la copia delle mappe delle varie cittadine, compresa quella di Alessandria, come era nel XIII secolo, esattamente con la localizzazione degli edifici, anche voi penso che rimarrete a bocca aperta, perché fondamentalmente è bellissimo quello che si vede oggi come oggi a livello architettonico e artistico, perché abbiamo un patrimonio artistico-archeologico in Italia che è meraviglioso, forse il 60-70% del patrimonio artistico-archeologico mondiale, quindi un qualcosa che è un fiore all'occhiello per l'umanità, perché è inutile, cioè uno visita anche le città straniere, ne ho viste tante, per carità, ognuno ha la sua bellezza. In maniera particolare a me ha colpito tantissimo, ci ho vissuto un po' sia l'India che l'Egitto, per esempio, che sono due luoghi molto spirituali, molto legati all'energia della terra, all'energia del cosmo, quindi con le varie divinità che vengono considerate. È molto interessante, perché fondamentalmente anche le chiese stesse ripetono sempre un luogo energetico, un luogo sacro, un luogo che ti dà una sensazione particolare. Non è che perché io sia ateo non entri in una chiesa, anzi, mi fa piacerissimo, perché comunque vedo delle belle cose, vedo delle cose interessanti e cerco anche spunto per capire fondamentalmente cosa ci raccontano, perché poi uno dice, ma sì, ormai sono in pensione come me, a questo punto devo anche capire perché mi hanno raccontato delle balle fino adesso. E quindi è anche giusto andare a cercare qualcosa che ti porti una prova tangibile o qualcosa. L'unica cosa certa è che effettivamente con genere, facciamo stare, sono tutte cavolate, probabilmente sì, effettivamente torneremo alla polvere, perché veniamo dalla polvere cosmica e torneremo a essere polvere cosmica. E poi è chiaro che, intesa anche l'idea della morte, che comunque una morte che poi fondamentalmente è una cosa normale, perché anche la Bibbia dice che gli dèi morivano anche loro, quindi non erano eterni, avevano un inizio e una fine. Poi la morte, come per esempio nei tarocchi, viene intesa come un cambiamento, come un qualcosa di... non so se sto dicendo bene... è una mia amica che è molto brava, e quindi di conseguenza probabilmente sì, cambiamo magari da quello che è il nostro aspetto sicuramente fisico, lo cambieremo, poi chissà, non lo so, a questo non vi saprò mai rispondere, però va bene. Queste Gavi, anche questa è molto interessante, è una magione templare che a Gavi, diciamo che ha già un po' di strutture ce le ha, ma quello che è interessante è nelle cantine. Basta scendere nella cantina di questa casa che è a Gavi, sono andato, effettivamente si vedono chiaramente tutte le croci patenti che sono incise, e ci sono anche delle iscrizioni che fanno capire comunque il passaggio dei templari. Perché dice, ma come mai all'improvviso tu oggi salti fuori e tiri fuori? Sì, perché probabilmente... innanzitutto molte cose sono state dimenticate, perché col passare del tempo, con le coperture delle nuove costruzioni e dell'accumularsi di varie costruzioni una sopra l'altra, quelle più antiche sono andate a sparire. Vedi i sotterranei di Alessandria, no? Vedi che siamo andati a visitare con te, per esempio cos'era, Spalto Marengo? Via Marengo, che si vedono ancora i vecchi bastioni che sono stati costruiti, ma in toto proprio. Si vedono addirittura le vie sotto le case, le vie acciottolate, cioè una cosa impressionante. E fu proprio durante una conferenza che mi invitarono a vedere questa cosa, perché io sono mancato 30 anni da Alessandria. Quando sono uscito dalla prigione, poi sono venuto di nuovo qua. No, scherzo. Cioè, nel senso che comunque, al di là di questo, effettivamente bisogna andarle a cercare le cose. Cioè, perché un bambino cresce? Un bambino cresce perché è curioso, vuol sapere. Continua a chiedere perché, e allora tu vai a cercare, perché dici, ma se mi indica questo posso andare a vedere. Quindi ecco che si parte, si va nelle biblioteche, si cercano soprattutto nelle parti più antiche degli archivi,
Alessandria ha avuto la sfiga che l'archivio di Alessandria antico fu bruciato, mi parlo nel 1400, fu incendiato e non so se per colpa di una famiglia, forse di Villa Vecchia, non so se mi sbaglio, non lo so. Comunque mi ricordo qualcosa del genere, perché per me è storia moderna. Cioè la mia storia inizia 4.250.000 anni fa, e quindi arriva più o meno all'Homo sapiens, all'età del ferro, poi si ferma per quanto riguarda i miei studi. Poi è chiaro che quello che viene dopo ti incuriosisce, e allora vai alla ricerca di quello che è il tuo passato, e logicamente se vuoi trovare quello che è più antico sul costruito devi andare sotto. Come per esempio ultimamente anche sono riuscito a ricavare tutti i resti di Libarna nella città di Serravalle, cioè tutti diciamo quelli che sono stati, poi magari faremo organizzare una gita, andremo anche a vederli. Insieme a Libarna possiamo vedere anche gli edifici dove ci sono i blocchi, per esempio, dell'anfiteatro, nei basamenti, dove ci sono i gradini, dove si sedevano le persone nella cavea per vedere gli spettacoli. Cioè, è la curiosità, sono andato, io abito a Novi, quindi Novi Serravalle, mi sono messo un giorno, sono andato prima agli scavi, poi conoscendo i tipi di pietra e tutto quanto, e penso che farò un giorno anche una conferenza a 87-88 anni anche su questo, quando mi scriverò tutti gli impegni che mi sono preso, purtroppo, non qui, ma da altre parti. Ecco, qui per esempio, ecco, questo è spettacolare, perché qua si vede anche attraverso una foto aerea, e anche, perché qua sono passati anche con un georadar, praticamente si vedono esattamente, c'è un cimitero templare in questo parcheggio, si vedono tutte le tombe messe in fila, in questa maniera, sotto praticamente a più o meno 2 metri, 2 metri e mezzo di profondità. Quindi cioè, lì praticamente c'era una chiesa templare, dove adesso c'è San Francesco, quindi vabbè, una chiesa un pochino più successiva, e sotto qua c'è un cimitero templare, che sarebbe tutto da indagare. Poi per carità, ripeto, io non sono nessuno. Una volta io ho lavorato, non so se c'è ancora con la Venturino, con la Marica Venturino, non so se è ancora operativa o se è andata in pensione, ma ho scavato quando facevo ancora tirocinio all'Università di Genova, ho scavato a Forum Puglia, a Villa del Foro, e lì c'era noi precisamente nell'accampamento dell'età del ferro, neanche nella città romana. È chiaro che bisogna scavare, per trovare il passato bisogna scavare, non c'è niente da fare. Purtroppo nei periodi passati, quando hanno fatto dei lavori pubblici, quando hanno fatto qualcosa, non tutti hanno documentato o hanno, diciamo così, segnalato quello che trovavano o meno. E quindi anche le tracce templari sono andate perse, perché ancora qualcosa di romano è venuto fuori, specialmente Cortona, Daqui, Mattia, Villa del Foro, anche ad Alessandria stessa, non proprio nella città, ma comunque nella parte di Bergoglio, qualcosa di romano si è visto anche lì addirittura. Quindi è chiaro che bisogna indagare, ma anche nel più antico, state trovate anche resti di Palafitte sul Tanaro, quindi non è che poi la storia di Alessandria è ricca, ma è ricca alla grande, basterebbe soltanto indagarla nella maniera giusta. Questo lo dicevo già 38 anni fa, sono tornato dopo 38 anni e le cose sono cambiate in meglio, più o meno. Questa invece a Valenza è l'Annunziata, non so se avete visto questa chiesa, comunque qui c'era una commanderia templare, bisogna scendere, c'è una scaletta dove si arriva dalla cripta della chiesa, c'è ancora una scaletta che scende più in basso dove c'è praticamente una serie di divani che praticamente ricordano come a livello architettonico come erano costruite le commanderie templari. Buio, oltre alla sede. Allora, questa era l'ultima diapositiva, questo è il nostro simbolo praticamente. L'Alfa e l'Omega, anche perché così almeno abbiamo un'idea di quello che... però quello che vi volevo dire, tanto per poter proseguire il discorso, è che fondamentalmente non è che uno si sveglia al mattino e dice ma questa città non è stata assolutamente, perché da me ogni tanto su Facebook mi arrivano delle bestemmie, delle cose su Messenger, gente che dice ma tu sei matto, ma cosa dici, ma io veramente non dico niente.
Io prendo, guardo, faccio il lavoro più stupido del mondo. Guardo i documenti dell'epoca e vedo che c'è scritto così, guardo una mappa dell'epoca e vedo che è segnata così, e quindi posso affermare che effettivamente. Poi è chiaro che il tutto deve essere avvalorato eventualmente da qualche ritrovamento archeologico, perché niente più dell'archeologia è un fatto, cioè nel senso che l'archeologia è la prova tangibile della storia. Perché? Perché? Perché dà dei risultati, diciamo, di oggetti, di oggettistica, dei risultati di, che possono comunque testimoniare quello che è un periodo storico. Chiaro che, per esempio, Pompei è stata una cosa meravigliosa, lo scavare a Pompei. Io ci ho scavato con Maiuri, che praticamente è stato forse il pioniere. Però è chiaro che probabilmente trovare qualcosa di romano in Alessandria, sì, basta andare a Roboretum, dove c'è Santa Maria di Castello, lì c'è un altro cimitero anche nel chiostro della chiesa di Santa Maria di Castello, e quindi bisognerebbe un attimino vedere un pochino tutte queste cose. Adesso vediamo, grazie anche alla Società Italiana per i Beni Culturali, sono diventato socio da poco, e grazie poi al National Geographic vedremo anche di trovare il modo di. Comunque ho bisogno di persone, cioè ho bisogno di qualcuno che ci dia una mano, perché noi, io soprattutto con il mio centro qui ad Alessandria, siamo tanti, perché siamo comunque bel po' di soci e quindi un certo numero, e quindi se ci organizziamo bene potremmo anche organizzare poi dei convegni, qualcosa anche per cercare poi fondi per poter eventualmente invogliare anche le soprintendenze o comunque le cooperative di scavo, perché adesso non posso più scavare. Parte nel giardino di casa mia, poi per il resto mi è stato vietato perché comunque mi hanno ritirato la tessera che avevo precedentemente come università, quindi che mi serviva per andare un po' dappertutto. Però al di là di questo, ecco, se riuscissimo a coinvolgere anche i politici locali, soprattutto perché fondamentalmente, cioè io veramente, noi lavoriamo per il comune, non con questo museo. Sì. Però non ho mai visto qualcuno del comune, tipo l'assessorato alla cultura, che si fosse interessato, eppure l'ha letto sui giornali che sono state queste scoperte. Non so come funziona in Italia, insomma, ho avuto meno difficoltà in Namibia, nello Zimbabwe, cioè, in Kenya, in Tanzania, cioè, abbiamo avuto molte meno difficoltà in Etiopia. Poi in Egitto non ne parliamo, in Egitto aprono, diciamo, a tutte le università mondiali, purché portino la possibilità di portare alla luce, perché anche l'Egitto, come l'Italia, l'Egitto ha scoperto ancora il 30% di quello che esiste sotto le sabbie, quindi di conseguenza c'è ancora tantissimo da lavorare, soprattutto anche nel campo, diciamo così, dell'archeologia, è uno dei campi meno considerati da quello che è il fattore economico della politica. Vabbè, comunque adesso chiudiamo, perché così almeno se qualcuno vuole fare qualche domanda. Ah, volevo dire che dopo l'articolo su National Geographic, questa notizia potete ritrovare nel libro L'angelo della sedia e i templari, bellissimo romanzo della scrittrice Liliana Angela Angeleri, lunedì la presentazione qui alle 21:15. Questo, lei ha scritto tanti libri, questo è quello che è stato dedicato anche immeritatamente, mi ha ospitato nel suo libro. Vi ho dato le notizie che erano già state pubblicate, ho avuto anche il permesso dall'UNESCO di pubblicarle, sono stato a Parigi apposta per registrare queste scoperte, perché qui ad Alessandria non ci ha considerato nessuno, e allora sono andato a Parigi, che forse lì bene o male hanno un po' più la testa verso queste cose, e così abbiamo registrato tutte queste scoperte documentali. E quindi lunedì ci vediamo per questa conferenza. Quindi per adesso grazie, e se avete qualche domanda fatemela pure. Grazie. Domande? Ciao Angelo. Come è stato? Mamma, bene, grazie. Di altro genere? No, dicevo, domande nei miei confronti. Adesso ci sono un paio di formule. Formula, chiedi a Nicola lì, che lui è stato a tutte le mie conferenze, quello col cappello. Com'è che si chiama? Domenico. Lui sa tutto, perché è stato alle mie conferenze, quindi sa tutto. Sì, scusa, appunto, adesso qui comincia ad essere il Piemonte in generale. Che sì. Ci sono, è una cosa che ti ho sentito dire, ma poche volte, ci sono dei percorsi che facevano i templari. Certo. Ah, allora seguivano le vie romane e quindi non c'è nessun problema.
basta seguire chi studia, per esempio, la via Emilia Scauri, so che c'è un'associazione che studia l'Emilia Scauri, poi vabbè c'è la via Postumia, la via Emilia, ci sono la via Fulvia, ci sono tantissime, ma ancora oggi si vedono i tratti di queste vie senza nessun problema, anche all'interno delle città. A Novi, per esempio, ci sono ancora degli acciottolati medievali, dove sono stati trovati anche, diciamo, reperti abbastanza interessanti. Quindi, relativi ai templari. Relativi ai templari, sì. Per esempio, sono stati trovati dei reliquiari in piombo, questi sono al museo di Genova, Pegli, sono stati ritrovati dei reliquiari in piombo che praticamente servivano non per portare delle reliquie, ma per contenere la terra di Gerusalemme. Quindi sono delle piccole bottigliette in piombo, oppure a forma di Pecten Jacobeus, che sarebbe la conchiglia che utilizzavano i pellegrini per andare praticamente, quando facevano i cammini santi per andare verso un luogo santo. Il Pecten è quella conchiglia che si usava per bere oppure per mangiare, e che anche nel cammino di Santiago, per chi ha fatto il cammino di Santiago, io l'ho fatto in aereo, è stato comodissimo, e quindi di conseguenza è una di quelle cose che ti lasciano veramente, a parte gli scherzi, non l'ho fatto a piedi perché non, ho già camminato tanto, anche sono scappato anche tante volte, quindi non ho... E quindi sono piccoli contenitori in piombo risalenti al XIII secolo che contenevano la terra di Gerusalemme. Ce ne sono due o tre che sono stati trovati a Novi, come un paio sono stati trovati qua nella piazza di Santa Maria di Castello, che sono al museo di Torino. Quindi cioè, sono tutte cose che fanno, diciamo, denotano il passaggio dei templari. Seconda domanda. Non più di mezz'ora, perché... Sto vedendo tutto a Zaito, guarda, è tutto la sera che sono qui. La fine dei templari, no? Sì. Con l'ultimo gran maestro che adesso ipoteticamente si è riflettuto in qualche modo sulla storia di Alessandria, oppure ormai erano completamente disgiunte le cose? No, penso che i soldi gliel'avessero restituiti, quindi Alessandria non aveva più problemi con i templari. Però certo che dopo i templari c'è stato un cambiamento veramente epocale, perché poi è nato il Rinascimento, sì, sì. Anche perché si sono strutturate diversamente anche proprio i medici stessi, grandi banchieri, presero comunque esempio dai templari che avevano inventato le famose lettere di credito, cioè tu versavi una somma da una parte, ti davano un foglio, se ti trovavi dall'altra parte dei loro territori potevi con quel foglio richiedere la stessa somma ed averla. Quindi sono stati dei fenomeni da quel lato lì, hanno creato un giro che è altro che Mediolanum, quelli con la bacchetta che fa così per terra, cioè nel senso hanno creato proprio un giro veramente interessante, che poi è servito ai medici per farli diventare quelli che poi sono diventati, oltre ad altre grandi famiglie, insomma. Quindi diciamo che il periodo templare è servito più che altro non tanto per il fatto religioso, perché è stato fondamentalmente un fallimento, perché Gerusalemme ci sono stati una volta, dopodiché Salah el-Din li ha bastonati, e il Saladin, famoso feroce Saladino delle figurine di Ibi, e quindi li ha bastonati, dopodiché non ci sono proprio più arrivati a Gerusalemme, sono arrivati ad Acre, sono arrivati a Costantinopoli, sono arrivati in Egitto, sono arrivati, ma le crociate si sono perse un po' tutte. Solo una crociata è arrivata, delle nove che ci sono state ne è arrivata una sola, con la presenza dei cavalieri templari, poi ce n'erano tanti altri ordini, gli ospitalieri e tutto. Ciao ragazzi, grazie a voi. E quindi niente, dai, se volete vedere il programma è qua, ma è esposto anche giù, no, nella bacheca. Sì, sì, sì. Comunque io volta per volta poi vi farò le locandine. Lunedì alle 21.30, Liliana va bene alle 21.30? Sì, sì. Ok, presentiamo il libro di Liliana e vi farò vedere qualcos'altro. Porto io qualche immagine da vedere? Perché tanto a te ci spieghi il libro, ok. Io ne ho immagini. Come no, ve la...